12 novembre 1941. Alla mia amata consorte. Dolce mia amatissima Lea, sono mesi ormai che ho iniziato questa corrispondenza univoca nella speranza che un giorno queste mie possano raggiungerti. In carcere ho imparato il tedesco con difficoltà, ma credo di essermi fatta amico Irving, una delle guardie con la quale si può parlare, e spero che possa in qualche modo farti avere queste lettere. Oggi dovrebbe essere un giorno speciale, il nostro anniversario. Qui non ci dicono che giorno sia, ma io li ho contati, come conto quelli che ci separano ancora. Dal fronte giungono notizie incoraggianti, dicono che stiano per scendere in campo gli Stati Uniti al fianco dell'Inghilterra e della Francia. Il conflitto potrebbe presto volgere a nostro favore, e io dovrei riuscire ad arrivare in tempo per il compleanno di Eva. Credi che riuscirà mai a perdonarmi per essermi perso gli ultimi due? La gamba di Julie non sanguina più. Sono riuscito a tamponare l'emorragia e ho trovato il modo per sterilizzare in maniera grossolana la ferita. La scorza del limone fa miracoli. Oggi l'ho convinta a scrivere la prima lettera alla moglie. Ho ricavato lo spazio da questo stesso foglio perché Irving non poteva darmene altri, ma sono sicuro che se questa lettera arriverà a te, amore mio, saprai consegnarla ad Enza. Tutti qui dentro hanno qualcuno a casa che li sta aspettando, ma i sentimenti che leggono nell'aria sono molto lontani dalla speranza. Somigliano molto di più alla rassegnazione che tende allo sconforto. A volte mi chiedo anch'io che senso abbia continuare a sperare che un giorno tu possa leggere queste righe, o che possa addirittura rispondermi. Che senso abbia continuare a pensare al profumo dei tuoi capelli prima di dormire, o immaginare che le bucce di patate siano le frittelle che cucinavamo la domenica mattina. Che senso abbia ripercorrere i nostri momenti insieme e ritrovarmi ogni notte a piangere per paura di perderli per sempre. Per paura che una guerra bastarda ci ristrappi via senza pietà. Fa male. Fa male pensarti, riviverti, immaginarti. Soltanto una cosa riesce a lenire il mio dolore. Scrivere. È strano. Sembra quasi che le parole stesse che prendono forma nella mia mente sentano il bisogno di avere un corpo nero di grafite sulla carta. E vengono giù. Come dolce sorgente a riempire quel lago di distanza che ci separa. Io non so se mai uscirò da qui, ma finché manterrò vivo in me il ricordo di te, non smetterò mai di sperare.